Ma dov'è finita la normalità? Che cosa è successo? È successo tutto qui. Proprio qui. Molto tempo fa la Monica Capuani, che è anche la traduttrice del testo, che ha un rapporto diretto di conoscenza, di amicizia con Qureshi, ci ha parlato della possibilità di mettere in scena questo testo, di cui non sapevamo ancora nulla perché era ancora in fase di scrittura. Quindi ho conosciuto Hanif, lui mi ha detto: "Ma sai, io in questo momento sto scrivendo un testo per due personaggi, se vuoi poi te lo faccio leggere, te lo faccio vedere". E quindi ha cominciato a mandarmi delle scene. Questa messa in scena è una prima mondiale. Mi fa un po' ridere, un po' tremare questa frase, ma è così. Io sono anche disposto a debuttare in Italia. Io ho chiamato Filippo Fonsatti e Valerio Binasco e dopo, credo, 36 ore loro hanno letto il testo e mi hanno detto: "Lo facciamo". Senti, Sonny, Sì, cosa c'è? non mi molla. Questa maledetta storia mi batte nella testa come un martello, come il trapano sul dente. Per questo che ti ho chiamato. Hai già mangiato, sì? No, ho preso solo un caffè, guarda, ne ho già presi tre No, oggi. vabbè, tanto ormai il caffè è tutto equo e solidale. Prendi due piccioni con una fava, ti fai venire mal di stomaco lo stesso, intanto credi di salvare questo stupido pianeta. I'm very interested in conversation. I'm very interested in conversation and people, what we do a lot of the day, if we're lucky, which is that we speak to other people. Mi sono stupito della profondità della scrittura di Qureshi, che non sembra subito, perché è uno scrittore infingardo e geniale in questo, perché sembra che mantenga tutto su un piano di scintillante superficialità nei dialoghi. Invecchiare non è uno sport per ragazzine, Vargas. Stiamo morendo, Vargas, morendo. Qualcuno potrà anche piacere, ma a me non mi piace neanche un po'. But still, you see two men sitting speaking. So I was fascinated by the challenge, by the difficulty, and by the interest of this. I'm wondering whether we could hold an audience by watching two really good actors. Sotto questa scintillante superficialità c'è un iceberg di cose pensate, non dette, vissute, cioè c'è un gioco di messa in dialogo brillante di esperienze profonde che hanno fatto questi personaggi. Io allora a quel punto sono venuto alla porta, ti sono venuto incontro, ero ancora in pigiama perché ero sveglio fin dall'alba a chiacchierare con Nina, perché adesso lei si è messa a dipingere a tempo pieno. Ma va? Bello. Sì, bello, insomma, detto tra noi questo si rivelerà un'ennesima seccatura, ma Ma comunque no, ma lasciamo quanto perdere. sei tarpante No, quando io parli. Sei no, tarpante non è verso che la moglie. non sono tarpante, è che conosco mia moglie ed è No, testarda. e ha talento. Ma guarda che hai detto tu che ha talento. A me piace questa cosa che tu continui a parlare bene di tua moglie nonostante il carattere che ha. Lo farai lo stesso con me, amico mio? Parlerai bene di me nonostante io non me lo meriti per niente? Sarai così ipocrita? These two men then bring in their wives, their children, their friends, their parents, their future, their past. So I really like the idea of just two men speaking together, but through these men you see their whole world. Credo che Hanif abbia parlato di questa amicizia maschile in maniera struggente, ecco, mi sono molto commossa. Allora, tu avevi lasciato le tue racchette da tennis nella mia macchina, allora io le avevo prese e le avevo riportate in casa, perché quella bella mattina tu dovevi andare a giocare con una tua amica. Sì. Ok, va bene.
Allora, il piccolo Noah stava facendo i compiti, Gemma non sapeva dove si trovassero le racchette, ma del resto lei non sa dove si trovi qualsiasi cosa in casa, ma questo è normale perché fa parte dell'adolescenza. Quindi sono andato a prendere le racchette, te le ho portate e in quel momento ho commesso il mio primo errore, perché io ho alzato lo sguardo e ti ho visto mentre ti allontanavi sul vialetto, lì sulla strada ad aspettarti c'era una donna che non avevo mai visto, una donna nuova. Infatti... Chi era? Chi era? Era Doris. Doris. Doris è quella che viene a giocare a tennis con me, punto. Era Doris. Era Doris, sì. Aveva dei leggings neri da corsa e un impermeabile sulle spalle, una specie... un Burberry. Il Burberry, sì, sulle spalle. Perché lei è di un'altra città, no? Ed è convinta che qui da noi il tempo sia un po', come dire, imprevedibile. Io gli avevo parlato di noi, della nostra amicizia, e lei forse si sarà intimidita, cazzo ne so, è per quello che non ti ho salutato, è questo che vuoi sapere, sì? No. No. Io credevo che il gatto scappasse e quindi ho allungato la gamba per impedire la sua fuga verso l'infinito. Quindi a quel punto io di nuovo ho commesso il mio secondo errore, perché ho alzato lo sguardo ancora e ti ho visto mentre svoltavi l'angolo, passavi dietro la siepe. Ecco, proprio in corrispondenza della siepe ho visto che tu allungavi un braccio e lo mettevi intorno alla vita di questa Doris. E poi le hai dato un bacino sulla fronte, anzi qui da un lato. A quel punto lei si è voltata, forse per ricambiare il gesto, e quindi anche lei ti ha baciato a sua volta, però questa volta sulle labbra. E direi che insomma sembrava passione. Con i collaboratori diciamo che il primo passo è sempre quello con Laura Benzi, quindi con la scena. Cioè creare lo spazio. Di quale spazio avevamo bisogno? Avevamo bisogno di un bar. È in questo bar, certo, in questo pub che loro si incontravano, ma lui ricostruisce tutta la vicenda nella sua testa, nella sua memoria. Quindi questo luogo deve essere anche un po' sospeso, un po' astratto. Le nostre città in questo momento appunto in cui la vita è regolamentata da regole severe, da limitazioni, c'è il contesto urbano, parlando ci troviamo in un teatro cittadino, in uno dei più importanti teatri italiani, in uno dei luoghi simbolo di ritrovo della società torinese, il Teatro Carignano, e ho sempre pensato, sia quando ho lavorato qui, sia quando ho lavorato al Gobetti, sia quando ho lavorato alle Fonderie del Limone, a cercare di considerare sulla scena l'influsso della luce del fuori, della luce naturale. La prima crisi per me arriva quando vedo tutta la scena montata, ma arriva sempre. Perché il timore è proprio che sia stata fatta esattamente come io mi immaginavo. Quella è la mia prima paura. E lo so già. Quindi ho sempre una paura tremenda, perché poi non si può tornare indietro. Si possono fare alcune correzioni, ma non si può tornare indietro. Con queste grandi finestre si sono trasformate in degli specchi decorativi, ma degli specchi che sono delle strisce, quindi che rompono l'immagine degli attori, dei personaggi, per ricostruirle in un modo non sempre lineare. Cerco di creare non uno spazio continuo di luce, ma uno spazio nel quale le ombre sono generate dall'architettura dello spazio e con i quali gli attori un po' alla volta prendono confidenza. Quindi è anche abbastanza importante che ci sia un tempo di, come dire, di condivisione della luce di scena con le prove di scena, che quindi non arrivino all'ultimo momento. E quindi cerco sempre di stare con gli attori, stare con i registi un po' e metterli fin dal primo giorno, poi con aggiustamenti successivi, nella atmosfera possibile dello spazio. In questo movimento circolare ho appena accennato appunto che dà una specie di, insomma, ricorda un po' una discesa agli inferi. Guarda che non è così facile decidere di volersi bene, Vargas, ma io per una volta, per un giorno, io non avevo voglia di stare da qualche altra parte, cazzo.
Io volevo una giornata temeraria, volevo una giornata piena di libertà, piena di leggerezza anche, e così è stato. Che cosa avete fatto esattamente per 2 giorni? Ma cosa te ne frega cosa abbiamo fatto? Mi interessa, sai. Abbiamo fatto, guarda, siamo andati a girare per il parco, l'aria fresca, la primavera, abbiamo cucinato, abbiamo ballato, abbiamo letto le poesie di Baudelaire, ci siamo tolti i vestiti uno con l'altro, abbiamo anche cantato, sai, tutte quelle stupidaggini, no? Che uno vorrebbe sempre fare nella vita, ma poi chissà perché non le facciamo mai. Io me l'ero dimenticato. L'incanto, ecco, puro e semplice dell'amore. Io credo che l'amore tira fuori il meglio di me. È come se ogni giorno fosse un punto di svolta, hai capito? Vabbè, è buono a sapersi. Guarda che è buono a sapersi davvero, è buono a sapersi. Quella ragazza mi ha acceso un fuoco dentro che io non credevo nemmeno di avere. Allora ho deciso, ho detto basta cazzo, basta. Io sono un animale a sangue caldo. Io sono passionale. Sono la passione, mi si addice. Io ho dormito per anni, Vargas, adesso è il momento che mi sveglio. Sai tutte quelle ore, no? Che uno trascorre, che sembra che il tempo si fermi, che sono stati come un dono, come un'occasione per gli amanti. Gli amanti chi sono? Sono quegli esseri un po' stupidi che vorrebbero solo guardarsi in faccia e ripetere uno il nome dell'altro. Sì. La casa dentro la quale una famiglia decide di chiudersi a chiave la sera è un luogo che è molto difficile a quali delle tre cantiche assomigli, se all'inferno, al purgatorio o al paradiso. È difficile, si alternano i momenti. No, guarda, mi hai raccontato, Nina sta per tornare a casa. Beh, voglio vederla. Bello. Bello? Che cosa è bello? No, questa cosa che avete ancora qualcosa da dirvi, tu e tua moglie. Molte cose, perché lei mi sta a sentire. Persino adesso, penso un po'. No, scusa, rido perché mi mette allegria, guarda. Ultimamente mi piacciono le coppie felici. Ah, sì? Non finisce mica qui, Sonny. Ma neanche per sogno. Questa non è una cosa tanto innocente. Perché no? Oh! Hanno disperatamente creduto in questa ultima Arcadia, in questa ultima utopia, sopravvissuta alle utopie, che è quella del matrimonio. Ognuno a modo suo, il personaggio che fa Filippo, si chiama Vargas, si aggrappa disperatamente al matrimonio come arte di invecchiare insieme, di stare insieme a oltranza, di resistere a tutto ciò che assedia la famiglia. Sonny è più inquieto e vorrebbe molto, ma non ce l'ha fatta. Senza Nina, la mia vita sarebbe un lungo attacco di panico. Essere il suo bambino, il suo amico, essere vulnerabile più che posso, sentire la sua voce, il suo respiro prima di addormentarmi come ultima cosa la sera nel letto, capisci? Io non capisco perché la gente è così cinica sull'amore coniugale, anche se è la noia, l'agio, la normalità migliore che c'è. Nina è una persona, è una persona familiare. Lei certo sì, sa sempre tutto quello che sto per dire, questo a volte mi innervosisce un po', però è come un paesaggio, è diversa tutti i giorni. Se io la osservo attentamente, io riesco a vederne gli sviluppi, l'alterazione dei piccoli dettagli, le evoluzioni. Lei mi sa leggere come un libro aperto, cazzo, io voglio essere il suo libro, ma questo non è un milione di volte meglio dell'amore di un'estranea? Io farei sprofondare Venezia per questo e decisamente brucerei il Vaticano. Nina mi chiede sempre di voi, mi chiede di Rashida, come state, se parlate, quello che vi dite. Lei è molto affezionata a Leila, che è sempre gentile con lei. Il tuo ragazzo, Atif, è molto amico della mia Gemma. Noi ci incontriamo per strada tutti i minuti, tutti i santi giorni. Due famiglie completamente intrecciate, Sonny. Ma a un certo punto accade che questi due personaggi, che forse sono amici da tanti anni, entrano in quella selva oscura che è il mezzo del cammino della vita. E il mezzo del cammino della vita è la mezza età, in qualche modo. We were also the generation that was supposed to be young forever. We were the generation that never wanted to get old. We were the generation that idealized truth. Ma si infila in una relazione amorosa di tipologia parecchio
orientata al sesso e riscopre qualcosa. Cosa riscopre? Riscopre il sapore che ha sentirti desiderato, riscopre il sapore che ha sentire che qualcuno ride quando tu parli, ti abbraccia, ti annusa, ti vuole, ti cerca. Sonny, tesoro, ma io non vorrei che tu stessi poco bene, ma nel caso in cui uno debba mandare la foto dei genitali al proprio dottore, io non credo che dovrebbe aggiungere la didascalia "è abbastanza grosso, baby, e con tanti baci, e questo che cos'è? Un cuoricino?" Ma tu l'hai fatto davvero? E questa era ancora la parte leggera del racconto. No, 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 brutta storia, Sonny. Proprio una brutta storia. Lo fa perché vuole mettersi in pericolo. Ha voglia che il suo corpo venga martoriato per sentirsi di nuovo vivo. Perché la tortura che ha subito a causa dell'anaffettività, del disamore della moglie, è stata così lacerante che qualsiasi altra cosa è meglio, e ha bisogno di ritrovare il proprio corpo. Perché questa è una storia triste, di perdita, di abbandono, di solitudine, cazzo. Lei l'avrebbe capita. Lei Rashida? Ma che è Rashida? Rashida è un intellettuale, non capisce un cazzo. No, l'altra, la destinataria, Doris. Ma dove siamo andati a finire, Sonny? Questa è una terra straniera, dove stiamo andando? Il suo amico lo scopre e lo tradisce. Lo tradisce perché racconta tutto alla moglie. Noi eravamo qua anni, abbiamo avuto anni di amicizia. Ma che cosa è successo? Dove è stato quel... Dove è accaduto quel momento in cui noi due ci siamo persi? And so the question now is, what sort of parents should we be? What sort of parents have we been? How do I bring up my kids in the face of, you know, extreme neoliberal capitalism? What values do I want to give to my kids? What sort of kids do I want to make? Have we been good parents? Ti posso fare una domanda? Una domanda che a te sembrerà strana, non so, però io ci tengo a sapere. Ma tu hai paura dei tuoi figli? Sono terrorizzato. La prima volta che lo ammetto anche con me stesso. Anch'io. Il loro giudizio, no? Dio mio, sì. Quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto. Il fallimento perpetuo dei papà. E poi anch'io come te, io ero terrorizzato da mio padre. Madonna, sono stato assente. O no, magari troppo presente. Crudele senza volerlo. Troppo indulgente. Però credo che molto di più questo spettacolo sia stato influenzato, proprio perché credo sia l'argomento della commedia, sia stato influenzato dall'osservazione della mia generazione, fondamentalmente. Io l'ho fatto per affetto, cazzo, l'ho fatto perché mi fa pena, l'ho fatto per amore disinteressato. Lui mi dice di andare a cagare, io l'affetto, l'amore disinteressato e la pena, dice che i borghesi come noi devono solo morire. Ma perché c'è un nichilismo là fuori che sta dilagando? Io avevo così paura che gli ho detto: guarda, ti offro delle cure dentali gratis per tutta la vita, ti faccio un sorriso che ti innamori del capitalismo. È proprio il tema virile, la ricerca della propria virilità, essere accettati per ciò che la nostra virilità è. E non è detto che la virilità sia solo quella di, no, un uomo in canottiera che beve una lattina di birra. Ci sono tanti modi per esserlo, anche quelli fragili, anche quelli complessi. Quando mi risveglio ero in mezzo a una pozzanghera, guarda come sono conciato. Sono tornato al Bates Motel a contarmi i lividi. Sono pieno di lividi, vuoi vederli? No, no. Siamo vicini all'abisso, Vargas, eh? Molto vicini, siamo molto più vicini all'abisso di quello che crediamo. No. No, 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 Sonny, no. No, non è vero, non è vero, no, no, non ti credo. No, no, non ti credo. Questi personaggi hanno, essendo proprio a metà della loro vita, sono in quella fase dove la morte comincia a, in maniera seria, in maniera non più giocosa, come diciamo nella giovinezza, a fare la sua comparsa. Le stai portando a fondo la mia vita, la cosa peggiore che ti possa capitare.
fare! Non è che ti sputi in faccia, hai capito? Ma metti via quel coltello, ma che cazzo fai? Se ci si fa l'amante, ci si cade nei trabocchetti dei telefonini, dei messaggini. Si spera che qualcuno ti scopra, anche per vantarti un po' col tuo amico, quelle cose lì, e si diventa squallidi in maniera ordinaria, ma l'istinto che ti porta a metterti nei guai non è ordinario, è abbastanza straordinario. Mia moglie non mi apre più la porta, non mi risponde più al telefono, io per lei sono un reietto, insomma. Scusa, provaci, tu vai là, provaci con la logica, con il ragionamento prima, poi se vuoi passi alle minacce, alla fine supplicala anche, cerca di capire cosa cazzo c'ha nella testa. Me lo devi, eh? Gesù mio. Oh, bravo, grazie, fratello. No, ma che cosa ti fa pensare che tua moglie accetti di parlare con me? Guarda, mia moglie in realtà è una, non le piacciono i conflitti, non le piacciono le cose storte, vuole tutto normale, un trapposto, un banalotto, altrimenti perché si nasconderebbe dietro quell'aria di superiorità? I've never worked in Italy before, so I'm very very excited and really looking forward to working in Italy. But and of course I have no idea how Italian actors and directors work. La drammaturgia inglese ha seguito uno schema di lavoro che l'ha portata ad essere, a mio avviso, la migliore del mondo. Cioè loro considerano il lavoro del drammaturgo a casa sua, con il suo testo, soltanto la metà del lavoro. Perché poi quel lavoro lì deve incontrare il corpo, la voce, la testa, l'intelligenza degli attori, del regista in sala prove. Anche la drammaturgia, pur essendo la nostra luce, la nostra direzione, non è finita nel momento in cui è scritta, non è conclusa. Il testo teatrale è anche un'opera letteraria, ma è inevitabilmente stata creata perché venga messa sulla scena, diventi carne viva, carne, voce, sentimenti ed emozioni vive. And I love to be in the rehearsal room, and when you see the actors start to move around, they start to interact, they start to speak. The actors bring a new dimension to your words, you know, with a novel it's all there is, with a play this is just the start. Poi parlando con Filippo Dini, il testo cambiava, Anif chiedeva delle cose a Filippo, no? Questo funziona, questo non funziona, quindi abbiamo fatto poi 4 stesure del testo. Questo è quello che a me piacerebbe che si sviluppasse come, appunto, come un virus nel nostro paese. L'idea che prima di tutto che il teatro è un'arte collettiva, non è il prodotto di una mente. It's like being in a band. It's like having a group of musicians working together who then they inspire one another. And so that the theater, as you know, Monica, you've worked in it your whole life, is collaborative. It's a collaborative form. È un ragazzo molto premuroso. Molto, sì. Era preoccupato per me, era commosso, aveva paura che io della mia salute mentale. Dice, papà, ma non è che sei diventato più stupido di quello che sei? Sai, non è facile aiutarti se stai così. You know, and I really like actors, and I take actors very seriously, because without actors our work doesn't come alive, you know? A farmi massacrare, ecco dove sono stato. Ma lei è venuta, sì? Sì, certo, sì che è venuta, ci siamo incontrati, proprio come tu mi avevi chiesto. La seconda parte della nostra vita, che è quella che comincia dopo il Covid, si intitolerà Insieme. E dici niente? Che cosa avete fatto? È implicito nella domanda che cosa facevi, come vivevate. È implicita la domanda: che cosa avete fatto per migliorare il nostro modo di vivere? Una cosa l'abbiamo scoperta per sempre. Anche quelli che come me magari a volte sono un po' defilati, che fanno gli è facile defilarsi un po' immusoniti, dire ma siamo animali sociali devastati dal bisogno di socialità. E il teatro è rimasto uno dei pochissimi luoghi che avviene solo sulla base di una condivisione.
Sì, ci siamo solo scambiati delle impressioni. Guarda che bello aprirsi, guarda che bello la sincerità moderna, lo scambio fra generazioni, tutto lì, eh. Cioè, mia figlia ha parlato con te del tuo passato. Sì. Ha detto anche delle cose molto intelligenti. Ha detto che sua madre, secondo lei, è stata molto precipitosa, cioè che si è precipitata solo per ferirmi, perché non vuole che ci frequentiamo, perché è gelosa, è incattivita, canzone, so. Allora, noi che cosa possiamo fare in questo momento tragico per migliorare la nostra precedente normalità? Un passo importante per accogliere di nuovo il pubblico nelle sale e farlo sentire in contatto con quello che succede in scena è, per esempio, non spegnere del tutto la luce in sala. Non vedo l'ora che questi spettacoli allestiti in questo periodo possano essere visti. Lei canta, lei suona, insieme compongono. Cioè, una di quelle loro canzoni è You Are Perfect For Me Baby. È una figata. Poi c'è un'altra che dice The Boy, l'ha scritta lei per lui ed è dolcissima. La più bella è A Wolf in the Bed, che è un po' spinta, te lo dico già, però è cool, spinta ma cool. Tu ti sei bevuto quel cazzo di cervello, Sonny! No, è che io ho avuto un sacco di tempo in questi giorni e ho potuto farlo. C'è una cosa che ho scoperto grazie a questo casino, è quanto è prezioso il tempo. L'esperienza dello spettatore è molto più seria, spirituale di quello che sembra. Cioè, lo spettatore sono persone adulte, ciniche, incredule, che vengono prese, messe in una stanza addobbata in maniera particolare, messi al buio, e guardate che essere messi al buio è un atto che noi diamo per scontato, ma uno viene apposta e siamo tanti adulti, uno vicino all'altro, in una sala buia. E già questo, infatti i bambini, quando vanno a teatro, si fa buio, urlano. Ora, quell'urlo, non urlano di paura, urlano di eccitazione. Quell'urlo nel buio io lo sento anche quando si fa buio alla sala degli adulti, che molto compostamente si rassettano e accettano il buio come un rito normale. Ma nel loro inconscio quell'urlo c'è, sta accadendoci qualcosa. Io dico sempre che è l'ultimo rito laico che ci possiamo permettere, no? E non ci possiamo rinunciare, è una cosa che l'uomo ha inventato dai suoi albori, evidentemente serve, evidentemente cura, evidentemente è un segno di civiltà che dobbiamo conservare e sviluppare. Il nostro lavoro è ricostruire l'animo di questo paese e spetta a noi, spetta agli artisti, non ai politici. Accadrà una cosa rara. Cioè, tutti noi abbiamo fatto la stessa esperienza. Cioè, chi è seduto qui e chi sta là a farneticare, abbiamo una parte importante dell'immaginario in comune. Questo sì. Cioè, questo è accaduto prima, cioè in passato dopo la guerra, per esempio, è successo quando ci sono le dittature, cioè quando ci sono delle grosse nuvole, spesso nere purtroppo, che incombono sulla società, allora lì accade che platea e palcoscenico hanno un immaginario comune. Anche nei momenti più difficili e più, anzi, proprio nei momenti più difficili sono necessari gli artisti. Va bene, è una fantasia, un sogno. Ma che cos'è l'amore allora se non è un sogno? Che cazzo è? Che cosa sono le fantasie? Finché tu non decidi che le vuoi fare diventare reali, cazzo! Io voglio che la realtà mi dia un pugno in faccia, voglio sentirmi vivo grazie a questo. È chiaro, ecco che quello che voglio io. Amico mio, tu tienitele strette le tue illusioni, perché senza illusioni è la vita che diventa irreale. Questa non è brutta, questa scrivitela. Ci vediamo sabato. Ogni volta che qualcuno fa una previsione su quello che sta per fare il teatro, su che cosa sta per accadere, dove si sta muovendo il teatro, sbaglia, perché è monello, perché ti frega, perché non va mai dove tu pensi che sta per andare. Abbiamo fatto mille volte previsioni in epoche meno drammatiche di queste, su che cosa sarebbe successo dopo che è arrivato Pinter. Non è successo niente. Cioè, sembrava che no, fosse obbligatorio da quel momento lì in poi che il teatro fosse il non detto, fosse il della denuncia. Quando è arrivata l'avanguardia sembrava che fosse solo avanguardia. Lui ha sempre fatto il gesto del gatto, è andato da un'altra parte. Non si prevede, non si sa. Il teatro vive di vita sua ed è la vita di un ragazzino fatto di vento. Quindi chiunque faccia previsioni sul teatro è destinato a fare la figura del farlocco.
E a me piace così, voglio che sia così. Dove andrà il teatro lo seguirò, perché io sono stregato dal piffero del teatro, lo seguirò. Ma Rashida, ma come si è fatta a imbambolare in questo posto? Scusa, ti puoi fermare un momento? Scusa, stop, basta, che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Io avevi un compito preciso, quello di chiedere a mia moglie se potevo tornare a casa, mi dovevi aiutare, no? Sì, infatti ti ho aiutato, ma certo, perché a Rashida non dispiace che tu torni a casa. Non lo so, io pensavo che mia moglie in un angolino del suo cuore avesse un po' di amore per me, ma scusami Soldi, ma io dubito che mia moglie direbbe quelle cose di me. Ma cazzo, mi è sembrata un'enorme pubblicità al Neo. Ma guarda che sei proprio un mostro. Ma se non è amore quello, allora che cosa lo è? Secondo te adesso io che cosa dovrei fare? Sonny, tu devi aprire la tua porta e andare dritto a casa tua. Tu devi rimetterti in piedi, devi firmare quel contratto col cantiere, devi chiamare gli architetti, i tuoi soci, ci devi parlare, perché è assurdo che tu non parli più con loro. Grazie, tu grazie, devi riprenderti grazie, tutto. Grazie, ecco. grazie. You know, in every evening around 7 o'clock in London, I think of all the actors in all the theatres in London doing their makeup, doing their voice exercises, getting ready, going to the theatre. I think of all the crowds going to the West End, you know, to the National Theatre, to Hampstead, to the East End, to theatres, you know, and I think around 7 o'clock in the UK, that all these people are going to see this live event, you know, and I can't tell you how much I've missed it. Abbiamo bisogno di amare, abbiamo bisogno di soffrire, anche se non ci piace, abbiamo bisogno di comprendere la morte e quindi di comprendere il lutto. Questo luogo è abitato da centinaia, migliaia di anni, da uno spirito che fa quel cavolo che vuole e se ne infischia di dove vanno le nostre previsioni, i nostri desideri. Quindi da un lato mi affido a questo piccolo dio pieno di ali e di saggezza che vado ora. Abbiamo bisogno di tante cose e l'arte ci aiuta a fare tutto questo. L'arte ci aiuta ad affrontare il nostro mistero.